Eccoci, bentornati per la prima puntata di Storie di Valore del 2023, con voi Michela Di Michele del CSV Abruzzo e con me Costantino Tuccori da Gagliano Aterno. Benvenuto. Salve a tutti, ciao. Allora, per aprire la puntata dell'anno del 2023, in realtà me la sono scelta molto facile perché abbiamo invitato un collega, in realtà. Oggi capirete perché è un'esperienza radiofonica un po' particolare quella che vogliamo raccontarvi, e perché si tratta di una radio di comunità. E, forse vi chiederete che cos'è, me lo sono chiesta anche io e abbiamo chiamato Costantino Tuccori per dircelo. Costantino, di nuovo benvenuto, ci dici che cos'è una radio di comunità? Una radio di comunità è un progetto che serve per anzitutto mettere appunto in comunità tutte le aree interne. Per aree interne intendiamo tutte quelle aree un po' disagiate, le aree di montagna, nel caso nostro le aree del parco del Sirente Velino. È di comunità nel senso che la comunità è invitata a partecipare, oltre che come ascoltatore, anche come parte propositiva, come parte proponente, come portatrice di progetti e poi di comunità, perché appunto vogliamo legare più comunità che stanno operando in questo momento a Gagliano Aterno, che è il paese dove appunto la radio ha la sede fisica, anche se insomma trattandosi di una web radio la sede fisica ha un valore fino a un certo punto, però come appunto radio di comunità serve anche questa sede fisica per raccogliere la comunità gaglianese, quindi i ragazzi che abbiano voglia di fare radio, di fare un'esperienza nuova o anche di proporre loro delle cose attraverso il mezzo della radio. La radio è proprio un media in questo caso che serve a traghettare anche delle idee, ma anche un modo, ci siamo accorti in questi mesi che molti ragazzi, soprattutto sotto i 20 anni, nemmeno conoscono questo mezzo e in realtà gli si è proposto come una forma espressiva che loro non avevano nemmeno considerato e adesso stanno cominciando a considerare. Qual è stata la loro risposta? Adesso cominciano a considerarla, ma all'inizio erano scettici. Come vi sono sembrati? C'è ancora molto scetticismo, li dobbiamo portare passo passo, li dobbiamo prendere mano nella mano. Hanno un po' paura del mezzo, in realtà sembra un mezzo complicatissimo, che poi in realtà è un mixer. E tra l'altro noi siamo anche avvantaggiati, insomma io faccio radio a una certa età, faccio radio da quando ero ragazzino e all'epoca era tutto analogico ed era veramente complicato all'epoca fare la radio. Adesso abbiamo una regia automatizzata e un mixerino analogico che veramente in 5 minuti di lezione si riesce a fare l'audio. Sono molto spaventati dal mezzo, però adesso si stanno cominciando a sciogliere, quindi hanno dei progetti in testa, vogliono realizzare dei podcast che poi ci proporranno. Podcast è una parola che una volta faceva un po' cazzotti, diciamo, con la radio. Si tratta sostanzialmente di un programma preregistrato. Però io gli ho detto loro, insomma, portateci i vostri progetti, poi se volete anche andare in diretta, per la diretta sono ancora un po' titubanti, hanno Timorosi. senso, sì, però vabbè, intanto si stanno avvicinando. All'inizio è stata un po' dura, ci hanno guardato un po' con diffidenza, ci guardavano lavorare, mettere i cavi, stendere. Dicevano, no, questi sono pazzi, ma che vogliono fare la radio, c'è Spotify, basta Spotify. E poi ho tutta una mia idea su Spotify, che in realtà è un mezzo bellissimo, io lo utilizzo molto, ma in realtà. Spotify, diciamo a beneficio di chi non lo conoscesse, è un canale che raccoglie questi podcast, cioè questi contenuti pre-registrati, era solo audio, quindi file audio, contenuti potrebbero sembrare radiofonici, ma hanno una lunghezza variabile. Sì, che però non tutti utilizzano per questo, molti lo utilizzano principalmente o comunque si sono avvicinati a Spotify per la musica. Sì. Spotify funziona con un algoritmo. L'algoritmo di Spotify fa sì che ti faccia ascoltare prevalentemente quello che tu vuoi e questo crea una sorta di loop da cui è difficile uscire, è difficile conoscere cose nuove, è difficile approcciarsi a nuovi musiche, a nuovi tipo di programmi, a nuove culture. Io dico sempre loro: invece no, guardate che se tu ascolti la radio, la radio non ti mette quello che tu ti aspetti di ascoltare. E quindi magari capita che stai ascoltando una canzone,
poi scopri un artista subito dopo completamente nuovo che tu non conoscevi, uno stile nuovo, magari non so, impari a conoscere Mozart, che ne so, può capitare anche questo. Quindi la radio, loro devono imparare a conoscerla come un mezzo che propone delle cose che tu non ti aspetti e quindi anche delle sorprese. Per questo hanno avuto molta diffidenza ad avvicinarsi al mezzo radiofonico, però ti parlo di una generazione veramente dei ventenni e giù, perché vedo già c'è differenza tra quelli tra 20 e 30 e poi invece quelli sopra i 30, insomma, hanno un approccio pragmatico con la radio, la conosco, insomma, la utilizzano. Ma infatti volevo chiedere proprio questo, al di là della... Allora, Radio Antiche Rue è un'esperienza attiva a Gagliano Aterno, nella Valle Subequana, promossa dall'Associazione Culturale La Stanzetta e, come hai detto tu, si rivolge diciamo in maniera diretta ai giovani. Però la radio non ha questo tipo di confini né questa difficoltà di accesso per l'ascolto, no? La comunità anche più grande, più adulta, che non viene coinvolta attivamente nella creazione dei contenuti per la radio, come ha accolto questo strumento? Insomma, mi incuriosisce, anche perché ti lascio la parola, si parla tanto di aree interne, di difficoltà, di spopolamento, di disaffezione, In realtà questo è un enzimo, no? Che potrebbe far ripartire, cioè che parla di un tessuto vivo, non di un tessuto dormitorio, satellite quantomeno delle città più grandi. Allora, ci sono quelli, innanzitutto devo dire che nelle nostre zone, ai tempi di quando si faceva veramente la radio analogica, c'era un grande fermento sotto questo punto di vista. E nascevano prima della sciagurata legge Mammì, di cui potremo parlare in un'altra trasmissione, magari per 10-15 ore, e c'era grande fermento, si accendevano veramente i trasmettitori e i paesi erano tra di loro in competizione a chi apriva più radio, a chi arrivava più potente con il proprio segnale radio, che spesso tra l'altro era abusivissimo. E quindi c'è tutta una generazione che ha colto veramente con piacere... molta gente, anche diciamo over 60, che è andata a ritrovarsi l'applicazione, che magari avevano il telefonino, non avevano mai scaricato un'applicazione in vita loro che non fosse quella del meteo, e sono andati alla ricerca di questa applicazione, con la voglia di fare radio. Tra l'altro noi abbiamo adesso dei collaboratori, che non sono proprio di Gaia, tra l'altro vengono da Pratola, che hanno più di 50 anni, che hanno fatto la radio analogica all'epoca, appena c'è stata la possibilità di avere un canale in più dove poter proporre i loro prodotti, si sono fatti avanti, tutta gente che tra l'altro collabora con la nostra radio a titolo totalmente gratuito. Poi c'è la popolazione di Gagliano. Tra l'altro Radio No Profit, che non fa raccolta pubblicitaria. Noi non facciamo raccolta pubblicitaria, non possiamo, anche perché appunto questo ci consente di rientrare anche con le spese, perché se fossimo una radio commerciale avremmo per esempio delle spese di SIAE 10 volte... che si moltiplicano per 10 volte rispetto a quello che paghiamo adesso, perché la SIAE ha previsto anche un pacchetto, diciamo, per le radio web, e non ci sono le spese di... quindi dovremmo comunque avere una concessione anche FM, quindi con dei costi elevatissimi, e le concessioni costano sui 100.000 euro, insomma, solo per dire, e poi ci sarebbe anche la gestione, i ripetitori, la corrente. Non potremmo permettercelo comunque, proprio per il bacino d'utenza a cui siamo destinati, perché comunque anche la Valle Subequana conta meno di 2.000 abitanti fra tutti i paesi. E certo, anche quindi raccogliere pubblicità sarebbe... dovremmo chiedere delle cifre altissime ai nostri inserzionisti. E ti dicevo, e poi c'è il gaglianese, il castelvecchiese, il secinarese, che approccia invece, come quella radio di una volta, come la radio di Castelvecchio, e che quindi c'è questo piacere di riscoperta della radio. Li stiamo traghettando verso la nuova tecnologia, quindi noi andiamo via web, andiamo via applicazione, via Alexa, volendo. Chiaramente abbiamo visto che, per esempio, il pubblico è limitato, è prevalentemente magari quello del locale, quello della nostra amica che fa la fioraia e nel suo negozio mette tutto il giorno Radio Antiche Rue, o quello del bar
che mette Radio Antiche Rue, e poi al viaggio in macchina, perché in macchina è pratico, perché il telefonino è collegato col Bluetooth, con l'impianto dell'autoradio, e quindi è possibile, quando si viaggia, ascoltare la nostra radio, e questo abbiamo visto che ci fa molto piacere, perché ci ascoltano dalla Germania, dalla Francia, da un po' in tutta Italia. Questo è molto bello. E questo è molto bello. E sulla questione dell'ascolto ci torniamo appena dopo l'intermezzo musicale. Qualche minuto di pausa. Secrets of lovers, whisper tonight. Broken down the Eccoci, bentornati su Storie di Valore, Michela Di Michele con Costantino Tuccori di Radio Antiche Rue, stiamo parlando di radio in radio, facciamo meta radio, meta narrazione radiofonica, e stavamo parlando dell'ascolto, un ascolto a tutto tondo che va diciamo dallo strumento radiofonico che si ascolta, ma anche quella alla volontà di ascoltare, anzi alla provocazione, no? Di far ascoltare un po' di tutto e non solo quello che gli algoritmi ci propongono. E poi c'è l'ascolto della comunità, appunto, di subequana. Infatti Radio Antiche Rue è un po' questo, è l'orecchio teso dietro la persiana socchiusa sulle città, sulle strade del paese, no? È anche uno strumento poi per far conoscere tutte le iniziative che sono soprattutto di carattere sociale e culturale che avvengono nella vallata, insomma, cioè noi non organizziamo il Festival della Canzone Italiana, ma magari c'è la presentazione di un libro, c'è una cerimonia religiosa, c'è un evento, l'associazione, c'è molto associazionismo in queste vallate sperdute sull'Appennino, le associazioni, i sindaci, insomma, stanno cominciando a usarci, e noi molto volentieri
e andiamo dove ci chiamano, magari registriamo delle piccole interviste, oppure facciamo venire in radio a presentare il progetto, che poi questa cosa con i social si amplifica, e quindi noi abbiamo la possibilità attraverso il web, attraverso la nostra applicazione, di vedere quante persone ci seguono regolarmente. Vediamo che quando c'è un evento di presentazione, i numeri schizzano, aumentano di 10 volte. Perché poi attraverso i social si fa autopropaganda, quindi si dice oggi alle 17 parliamo di questo a Radio Antiche Rue, ta, ta, ta. E stiamo prendendo ascoltatori in questa maniera. Ed è anche un modo di fare rete con altre realtà del territorio. Certo. Perché noi offriamo il mezzo, molti non erano preparati a questa cosa, perché la radio è stata un po' abbandonata, il mezzo radiofonico, soprattutto in queste zone dove la gente è anche un po' impigrita, arriva là a casa, mette la sua rete Mediaset perché vuole vedere delle cose leggere, e invece la radio ha un suo valore sociale. Beh, noi puntiamo a fare una radio sociale sostanzialmente, insomma, se volessimo fare delle cose più alte saremmo la RAI, ma non ci pensiamo minimamente a questo genere di... Certo, non è generalista, diciamo. Sì, allora, più che un mezzo, però io lo definirei un ambiente, no? È un ambiente dove accadono tante cose, dove si possono creare delle dinamiche, dei rapporti nuovi, delle conoscenze, possono emergere delle esigenze, trovare voce. Quindi al di là dello strumento, del mezzo che può essere utilizzato da tanti, può essere anche un luogo dove avvengono e si creano dei fatti e degli eventi, no? Quindi soprattutto è quando un posto fisico anche, certo. Ecco, esatto. E questo non è di secondo piano, cioè in un momento storico in cui siamo stati allontanati dal contatto fisico e dalla pandemia, ma anche, se vogliamo, dalla digitalizzazione crescente, perché la digitalizzazione ci ha un po' isolati nella fruizione di contenuti, ma anche nella creazione, nei nostri posti, senza dover appunto andare fisicamente in radio, andare fisicamente in un posto. La stessa televisione, che era un luogo ambito, no? Dove andare anche solo a presenziare, anche solo a fare la comparsa, a fare il pubblico che fa gli applausi, in realtà adesso si appare moltissimo dei collegamenti a distanza, dei collegamenti via Zoom, dei collegamenti. E chiedere di tornare in presenza, un abbassamento anche della qualità tecnica, se vogliamo, che io in una qualche maniera, però vabbè, ci sta anche quello, e il mondo va avanti, e quindi si è abbassata un po' la qualità tecnica delle riprese televisive ed anche delle riprese radiofoniche, a vantaggio di una maggior fruizione, appunto, di una maggiore integrazione, ecco, questo sì. Che cosa ha da raccontare la vostra comunità che fino ad adesso secondo te non è emerso e che potrebbe emergere con Radio Antiche Rue, o che ti piacerebbe emergesse? Guarda, non lo so, stiamo scoprendo veramente un mondo nuovo, un mondo a cui non eravamo nemmeno più abituati. Noi stiamo lì, noi ci proponiamo di esserci, e chi vuole proporre delle cose può proporle. C'è gente che parla di campagna, vorrebbe parlare di campagna, perché adesso ancora non ho visto i prodotti che tutti mi dicono stiamo realizzando. Io li aspetto al varco a giorni, comunque, perché contiamo, insomma, entro primavera di partire alla grande. E dalla campagna, come di parlare di musica, come di parlare di stare in compagnia, perché poi a Gagliano adesso ci sono anche queste, c'è un movimento abbastanza particolare, si sono formati dell'associazionismo con Neo, Nuove Esperienze, poi c'è Montagna in Movimento, quindi ci sono dei gruppi di ragazzi che vengono, vanno via, si scambiano, c'è un ricambio di persone, e ognuno di questi sta portando qualcosa in radio. Abbiamo fatto dei corsi a loro, anche a gente che adesso è andata via, di come si realizza una trasmissione, di come si gestisce una regia, come si gestisce un mixer. Un bel modo di creare valore, anche competenza, no? Vorremmo creare anche delle competenze, vorremmo che la gente si appassionasse a questo mezzo e magari ne facesse, non so, che ne so, una ragione di vita, una ragione di lavoro. Io l'ho sempre fatto per passione, nessuno mi paga per fare questa cosa, ho un altro lavoro nella vita,
Come il mio socio tecnico, che fondamentalmente i tecnici, diciamo, siamo due, siamo io e Ivan Caso, che so che ci sta ascoltando e lo saluto. Lui viene, pensa, dal mondo del cinema, fa quello che una volta si chiamava il rumorista nel cinema. Quindi è uno che proprio tra suoni, microfoni, mixer c'è nato, perché poi questi sono lavori che lui se li portano di generazione in generazione, lo faceva suo padre, suo zio. E io invece ho iniziato con il mio amico Sly di Pratola, che è uno dei collaboratori, Salvatore Silvestri, della nostra radio, a fare radio quando avevamo 14 anni e andavamo a scuola, e lì c'era Pratola Peligno, una radio che si chiamava Radio Spazio 2000, e noi andavamo lì a fare le classifiche. Pensate, io facevo le hit parade dei brani più ascoltati durante la settimana, parliamo degli mitici anni 80. Per entrare dovevamo arrampicarci da una finestra, perché il proprietario della radio non ci dava le chiavi della porta, però ci diceva: vi lascio la finestra aperta, potete entrare dalla finestra. Quindi immagino, perché siete ragazzi, adesso ai giovani, come si dice, si chiede molto meno non di arrampicarsi. Noi diamo finestre, le chiavi dello studio, ecco, quindi ragazzi della Valle Subequana, non solo se volete andare tranquilli perché vi aprono la porta. Grazie. Ultima cosa, ho visto, questo non è frequente, per quello mi faceva piacere citarlo, che Radio Antiche Rue ha trovato un fan, o quantomeno un grande promotore, nel sindaco Luca Santilli di Catania sì. Terno, e anche questo mi è sembrato un interessante scambio, ecco, di integrazione, perché a volte le esperienze del terzo settore, del volontariato e le istituzioni non vanno così a braccetto. Questo, guarda, non, allora, credo sia favorito solo dal fatto che si tratti di una realtà piccola. Scusa, il sindaco di Gagliano è giovane, viene considerato giovane. Adesso bisogna capire che cosa vuol dire la parola giovane in politica, nell'amministrazione. Però insomma, in 30-40enne viene considerato giovane ancora, e quindi è stato sempre molto aperto a queste cose, e guardava noi un po' più grandicelli, che ci siamo sempre avevamo dimestichezza con i fili, con i cavi, sempre ci guardava un po' dal basso verso l'alto. Noi invece l'abbiamo un po' avvicinato a queste cose. Perché perché si chiama Radio Antiche Rue? Non è un nome legato in 30 secondi, perché siamo, allora, proprio in chiusura, lasciamo questa perla. Il sindaco, quando era ragazzino, è stato quello che ha fondato l'associazione La Stanzetta, che è l'associazione che adesso gestisce la radio. Loro organizzavano una sagra nel paese in cui si portava avanti il prodotto tipico gaianese, che è una sorta di coratella, si chiama Yandremè. E noi avevamo inventato, noi più grandi, avevamo dato, loro volevano un metodo, un sistema per diffondere la stessa musica, lo stesso, quello che si diceva un po' in tutte le cantine, in tutti i vicoli dove si svolgeva questa sagra, che si svolgeva nel centro storico. E io gli avevo proposto: guarda che esiste un mezzo molto facile, un trasmettitore FM con tante radio poste qua e là, e lo stesso suono si sentirà ovunque nello stesso momento. Tutti quanti: oh dai, non è possibile. E quindi ci inventammo, con un trasmettitore autocostruito, questa radio che si sentiva in tutti i vicoli, quindi le Antiche Rue di Gagliano. Abbiamo mantenuto lo stesso nome da un'idea in fondo che era del sindaco di Gagliano quando aveva 20 anni. Questo è. Che bello, veramente ha fatto tesoro di tutte le esperienze. Costantino, ti ringrazio molto per questa testimonianza. Io ringrazio te. E insomma, ascoltateci entrambi, così facciamo pubblicità, e alla prossima puntata di Storie di Valore. Grazie.